Beh, a tutti ragazzi, qua è Morti che parla. Ci troviamo nella seconda puntata del FIFA Ultimate Team Team Paradise. E ci eravamo lasciati con l'unico giocatore oro, ovvero Adebayor. Dopodiché mi mancavano 3 punti per superare la divisione 10. E come premio ho ricevuto 2000 cash, che aggiunti agli altri 1000 dei giocatori oro che avevo venduto, con un bottino di 3000, li ho spesi seguendo i vostri consigli per Defoe, l'attaccante del Tottenham 81, e poi ho deciso di prendere un buon difensore centrale, ovvero Terry, che ha come difesa 84 e di testa 83, Rosicky dell'Arsenal. E detto ciò, niente, penso di andare alla prima, alla seconda, visto che la prima l'avevo persa perché mi era crashato tutto. Divisione 9, nostro avversario, vediamo che ha un'intesa 55, valutazione 69. I giocatori, vediamo, fanno abbastanza cagare. Si può iniziare. Vediamo subito Defoe per Adebayor, che la dà malissimo per Defoe. Defoe si gira, parte il tiro, la parata all'angolo. Vediamo Duplus, la mette in mezzo per qualcuno che non ci arriva ancora. Vediamo calcio di rigore, non so per quale motivo. Rigore dopo nemmeno 5 minuti. Vediamo Adebayor, il tiro e la rete sotto l'incrocio. Sempre lui Adebayor. Esultanza la pitbull. Può ripartire il team avversario sotto di 1-0. Non ce la fa, Antunes di testa. Vediamo se il portiere non esce. È difficile ora. Vediamo, pericolo. La mette in mezzo. Stacca di testa. No, la nostra... Vabbè, rigore anche per loro, così a buffo. Fa battere a Luis Adriano. Tira fuori! Spizza per Gavazzi, che la dà per Defoe. Defoe si ferma, vediamo, palla alta per Adebayor. Adebayor parte, Adebayor. Troppo lenta, Adebayor. Parte il tiro, la parata. Oh, mamma mia che difesa. Si scontra la difesa da solo, fuori. Ma quanto c'ha di tiro questo? 10? Ecco qua, ce l'hanno vinta, il giocatore è uscito, quindi i primi 3 punti arrivano facili, dopo nemmeno 10 minuti. Ci rimangono 8 partite, dobbiamo arrivare a quota 13 punti, quindi ce ne mancano 10. Eccoci qua, vediamo un giocatore con intesa 40, valutazione 71, abbastanza forte la rosa, sembra, con il portiere Abbiati, portiere del Milan. FC Fanta contro il Team Paradise per la seconda partita, il giocatore non skippa, oppure sì, eccolo. Adebayor subito in pressione, vediamo Fomichov, angolo. Duplus la mette in mezzo, lo stacco di testa, la parata. Terry la mette lunga per Adebayor. Adebayor al 14esimo cambia esultanza, zittisce tutti a scuola. Bel gol, vediamo, palla lunga da calcio di punizione e la insacca di esterno. Può ripartire MacBurger. Recupera palla ancora, vediamola, di grande difesa. Antunes perde palla ora. Forse c'era fuorigioco. Oh, pallonetto. Antunes la recupera, vediamo per Rosicky. Defoe, mamma mia che giocatore di merda. Clement si ferma, dà la palla lunga per Defoe, vediamo, Defoe. La mette in mezzo, il tiro, e c'è il 2-0, Rosicky, su assist di Defoe, che ho appena insultato. Vediamo, il giocatore esce, ragazzi. Altra vittoria, così, abbastanza easy. Andiamo a 6 punti. Giocatore trovato, vediamo, fondato anche lui nel gennaio del 2014. Ritroviamo lo stesso giocatore, che non capisco per quale motivo non voglia giocare contro di me. Terza volta che ritroviamo lo stesso giocatore, che non capisco per quale motivo. Esce di nuovo, è la terza volta che ci facciamo contro. Tutti i mondi abbiamo solo questo, la volta che non c'è lo schiamo. Se ci riesce la quarta volta che contro, e non riesce. Cato è uno dei tanti.
Oh, cambia finalmente alla quinta volta. Ha un ATT del Tottenham. Fomichov, che vede il salto di Adebayor, che prende la palla. Adebayor si ferma in mezzo. Rosicky, palo! Defoe. Defoe la mette in mezzo. Lo stacco di testa alla parata. È scivolata Salamon. Palla lunga per Adebayor, che la stoppa di piede. Adebayor. Parte il tiro di Adebayor. E c'è la rete. Ancora lui, Adebayor. Solita esultanza da Pitbull al 13° minuto. Palla lunga per Defoe. Vediamo la corsa di Defoe. Il portiere esce. Adebayor di testa, incredibile al 16°. It's incredible, what a goal al 16° Adebayor, 2-0. Grandissimo Duplus, ora qui che però perde palla. Via Terry, spazza via, ma viene rimpallata. Gavazzi ancora perde palla, ma poi veniva recuperata Terry per Gavazzi. Defoe. Uuuuh, 2-1. Soldato non sbaglia al 25°. Può ripartire Gavazzi, vediamo. La palla a cercare Defoe, che la stoppa, Defoe poi viene rimpallato. Ancora Tardeu, che non riesce a darla, questi vanno proprio a gambe. E anche noi ci andiamo dove recuperiamo palla a Soldado. Non era per quello, però va bene. Perché ora vediamo Defoe. Defoe la stoppa di petto. Vicinissimo al gol ancora una volta, mi scorda a fare i pallonetti. In campo Niang, attaccante del Milan, dell'ex Milan, visto che ora è finita al Montpellier. Bellissimo il gol di Defoe al 55°. Il 3-1. Vediamo. Adebayor si butta, il portiere esce, Defoe da solo, libero. La mette dentro. Può ripartire Bruno. C'è la rete al 69° di Soldado. E siamo sul 3-2. E viene rimpallato da Terry. Vediamo Defoe. Palla alta per Adebayor. Prova un pallonetto. Salgono tutti, c'è anche il portiere avversario. Stacco di testa. Il portiere tiene la palla. Finisce qua. 450, vediamo, avanziamo anche con i crediti, ci mancano. E niente, qua è tutto. E se avete dei consigli di che giocatori comprare o non lo so, di come poter proseguire o qualche consiglio comunque che volete darmi, questa è la rosa, ve la faccio rivedere, l'obiettivo è farla in inglese. Il prossimo giocatore che pensate di comprare è un portiere, vedete voi, i crediti sono quelli che ho. Ho 700 e dovrò innanzitutto cercare di finire questa divisione per portarmi 3.000 crediti a casa. Qua è tutto, ci vediamo nella terza puntata, se ci sarà lasciate un bel mi piace e niente, qua è morti, ciao!